Salve, bentornate e bentornati su GDR per tutti. Con il video di oggi segniamo una doppietta per quanto riguarda le ultime uscite sulla rubrica delle recensioni. Infatti torniamo all'ombra di Lovecraft, parlando del GDR in assoluto più famoso tratto dalle sue opere, il richiamo di Cthulhu. Che dire, è un sistema che si presenta da sé, storico, ormai giunto alla sua settima edizione. Parleremo proprio di questo nello specifico, in quegli accenni che vi faremo sulle regole, che si prefigge di far giocare una campagna investigativa nell'universo narrativo creato appunto dall'autore americano e da quelli che lo hanno seguito dopo. Si basa sul tiro di un D100, il cui risultato andrà confrontato con il valore della caratteristica che andrete a testare, espressa con un punteggio percentuale. E questo servirà a determinare il successo o meno di un'azione. Molto in breve, ottenendo meno del valore dell'abilità su cui andrete a tirare, avrete avuto successo. Tra l'altro ci sono diversi livelli di successo e di fallimento, ma su questi per adesso sorvoliamo per non appesantire troppo il video. È un sistema un po' controintuitivo, specialmente se non ne avete giocati altri simili col D100, ma ci si fa tranquillamente l'abitudine dopo le prime volte. Si tratta di un gioco che punta il più possibile al realismo. Fatto sta che comunque è un fantasy horror. E ciò risulta evidente già dalla creazione del personaggio. Fattori come l'età o la corporatura, ininfluenti in altri sistemi, giocano qui un ruolo fondamentale. A tratti potrebbe addirittura risultare macchinoso, specialmente per quanto riguarda le regole dei combattimenti e degli inseguimenti. Ma, d'altra parte, questa complessità aiuta anche nell'immedesimazione con il proprio personaggio e il contesto della campagna in generale. Quindi non ci sentiamo di bocciarla. Porta con sé sia pro che contro, come qualsiasi cosa. Abbiamo detto che si tratta di un gioco prettamente investigativo, gli stessi PG sono chiamati investigatori, anche nel caso in cui non siano investigatori di bestiere, e dovranno risolvere misteri legati appunto all'universo narrativo delineato da Lovecraft e dagli altri autori. Bisogna dire che per degli appassionati come noi è una vera e propria droga, è bellissimo, hanno fatto un bel lavoro. I combattimenti, come potrete pensare, non sono affatto il fulcro del gioco, anche perché affrontare Cthulhu o un altro essere abominevole piovuto dallo spazio può non essere un'ottima idea. Nel caso di scontri con altri umani potreste invece cavarvela meglio, ma la mortalità, come in ogni D100 System, rimane comunque molto molto alta. Oh, un plauso secondo noi va poi al sistema di progressione dei PG, che ovviamente non salgono di livello come in altri sistemi, essendo appunto un gioco che punta al realismo, ma otterranno la possibilità di imparare dai propri errori. In breve, al termine di un'avventura, di un arco narrativo, insomma quando il master lo riterrà necessario, i personaggi dovranno effettuare dei tiri per ogni abilità in cui, durante quell'arco narrativo, avranno ottenuto un fallimento. E se il tiro sarà andato a buon fine, potranno potenziare, diciamo, quell'abilità specifica. Chiaramente, abilità dal valore più basso saranno più facili da tirare su. Salve, sono Matteo, vi sto parlando ancora una volta dalla post-produzione del video per dirvi che ci siamo scordati di citare nella recensione un elemento piuttosto importante del richiamo di Cthulhu, che è la sanità mentale. In pratica, la sanità mentale verrà calcolata come un qualsiasi altro parametro fisico o mentale del PG e, naturalmente, incontrando strane entità o, diciamo, vedendo cose brutte e traumatizzanti, questa diminuirà. Diminuirà attraverso un tiro di sanità che, se avrà avuto successo, potrà o non far perdere niente al PG oppure fargli perdere una modesta quantità di questa risorsa che possiede, perché appunto verrà trattata proprio come una risorsa e piano piano diminuirà sempre di più fin tanto che il PG potrebbe arrivare a impazzire in maniera permanente. Perdite massicce di sanità invece porteranno ad una pazzia temporanea, ossia che potrà essere risolta
in una scena, ad esempio, il PG si risveglierà in un campo dopo aver fatto l'incontro con un ghoul, e come è classico in certi racconti di Lovecraft, in cui appunto il protagonista sviene e impazzisce momentaneamente e non si ricorda quello che ha fatto nelle ultime ore. Bene, questo è, vi lascio alla continuazione del video, era doveroso citarla perché è una meccanica piuttosto importante, come capirete. E adesso momento acquisti. Ricordandovi che parliamo sempre della settima edizione, il manuale base del gioco è reperibile sul sito della Raven Distribution, casa editrice che ne ha curato la localizzazione qui da noi. Purtroppo vi segnaliamo che i costi in questo caso sono decisamente elevati, si parla di circa 60 euro che non lo rende particolarmente accessibile. Naturalmente però è un prezzo proporzionato alla mole del manuale, che conta più di 400 pagine e moltissime illustrazioni a colori, quindi niente a che fare con il manualetto di Savage che avevamo recensito tempo fa. Esistono diverse espansioni molto interessanti da integrare al regolamento base, di cui probabilmente faremo dei video più specifici al riguardo successivamente. E detto questo, speriamo che il video, pur nella sua brevità, vi sia piaciuto e se così fosse vi invitiamo a mettere like, a condividerlo e se vi interessasse restare aggiornati sui prossimi video che usciranno, ad iscrivervi al canale. Grazie per la visione e alla prossima!